Il Palazzo di Regione Lombardia, la regione guida, la cosiddetta locomotiva dell'Italia, che rappresenta il 25% del PIL e che quindi dovrebbe essere anche la regione che definisce la via verso cui tendere. Quando parliamo di ambiente e sostenibilità, purtroppo la Regione Lombardia non è la guida, o perlomeno se così fosse non dovremmo rallegrarci molto. Infatti le scelte che ha preso, che sta prendendo e che sembra voler prendere vanno tutte nella direzione opposta al cosiddetto concetto di sviluppo sostenibile. Senza entrare nella definizione, se noi guardiamo gli investimenti che stanno per essere effettuati sul fronte delle infrastrutture, ci rendiamo conto di come questo territorio stia mangiando il suolo a una velocità assolutamente non tollerabile. E oltretutto in un settore che ad oggi sembra essere poco, con una logica che sembra non abbia senso, oltre che dal punto di vista ambientale, anche dal punto di vista economico. Le grandi arterie autostradali oggi sono in calo di traffico e nonostante questo si continuano a pianificare investimenti super miliardari. In Lombardia si investiranno 11 miliardi per le nuove infrastrutture nei prossimi anni. E infrastrutture che saranno necessarie per cosa? Per aumentare la competitività del sistema industriale. La produzione industriale in Italia negli ultimi 4 anni è calata del 22%, quindi non del 2%, del 22%, quasi un quarto. E quindi non si capisce bene che cosa serviranno queste autostrade. Si continuano a costruire capannoni industriali a fronte di una produzione industriale crollata. Che cosa ci producono in questi capannoni? Cosa ci fanno? Discoteche, palinoteche, centri di benessere? C'è qualcosa che non funziona, c'è un modello profondamente fallimentare da un punto di vista ambientale e che si sta traducendo anche in termini economici, un modello fondato sul debito, le banche sono esposte per 172 miliardi nei confronti del settore dell'edilizia e si continua a costruire case e capannoni quando abbiamo 2 milioni e mezzo di case vuote nel nostro paese, 250 mila in Lombardia. E quindi questo ci fa capire come sia necessario, assolutamente fondamentale, prioritario, fermarsi, cambiare, fermarsi, cambiare.